un'Europa indispensabile sotto certi punti di vista, ma spesso penalizzante nei confronti dell'Italia. Qual è la vostra visione dell'Europa del futuro? Un'Europa che decida poco e decida bene, nel senso che faccia delle norme chiare, non aumenti la già tanta burocrazia che abbiamo nel nostro paese, che intervenga a sostegno dei territori, delle piccole e medie imprese, degli agricoltori, che investa nelle infrastrutture, porti, aeroporti, strade, autostrade e quindi sostenga il sistema paese italiano. Io credo che ci siano tutti i presupposti per avere un'Europa di centrodestra che possa finalmente decidere in maniera chiara a sostegno dei paesi membri e soprattutto a sostegno dell'Italia. Un'occasione da non perdere per il centrodestra, perché potrebbe essere effettivamente una svolta rispetto all'asset di governo europeo. Sì, negli ultimi anni, anzi negli ultimi vent'anni, c'è sempre stato un consociativismo tra sinistra e popolari. Credo che oggi ci sia la possibilità di poter avere un governo di centrodestra. Le ultime esperienze in Olanda e in Portogallo ci fanno ben sperare. Abbiamo bisogno di tanti italiani che vadano a votare, abbiamo bisogno di tante persone che sostengano Matteo Salvini, la Lega e noi candidati. Allora, l'Europa del futuro, è la visione molto semplice, è quella di salvaguardare gli agricoltori, di quella delle piccole e medie imprese, di abbattere la burocrazia che è troppo complicata, semplificarla e soprattutto anche difendere anche i nostri interessi dell'Italia, perché finora sono stati pochi rappresentati. Ha fatto molti incontri e ha visto molta gente, c'è entusiasmo? Sì, moltissimo entusiasmo, devo dire che sono un mese e mezzo che sono scesa in campo per rappresentare la Lega in Europa, c'è molto entusiasmo, c'è tanta gente, devo dire che c'è tanto amore e soprattutto accoglienza.